Cuore di Sfogliatella. Siamo a Corso Novara 1E1F, Piazza Garibaldi 93-94, Via Toledo 271 e all'interno della Food Hall nella stazione centrale di Napoli. Cuore di Sfogliatella @gmail.com. Dottor Maurizio Gargano, medico chirurgo odontoiatra, via Luigi Caldieri 54 Napoli, 081-560-2208, numero albo odontoiatri 1488. Eurograph, la nostra storia inizia nel 1992. Oggi siamo un'azienda all'avanguardia nel settore della grafica e della stampa. Siamo cresciuti con l'esperienza, la passione e la competenza per il nostro lavoro. Ciò ci permette di curare l'immagine aziendale dei nostri clienti a 360 gradi, dalla progettazione alla stampa offset, dalla pubblicità al web marketing, cataloghi, libri, brochure, packaging personalizzati di ogni tipo, allestimenti stand, banner e stampa digitale su qualsiasi supporto e dimensione. Affidati alla nostra professionalità, perché crediamo che l'eleganza nell'immagine non è farsi notare, ma farsi ricordare. Ti aspettiamo a Napoli, in via Vecchia Poggioreale 45, o se preferisci scrivici una mail, info@eurograph.net. Sidelmed S.P.A. Verifiche di attrezzature di lavoro, impianti elettrici di messa a terra, ascensori e certificazione di sistema. www.sidelmed.it. Apicoltura Vesuvio. L'apicoltura Vesuvio, nata nel 1984, è ad oggi una realtà consolidata e ben nota in tutto il territorio vesuviano, grazie alla qualità e alla genuinità dei suoi prodotti. Le sue arnie, posizionate alle pendici del Vesuvio, permettono la produzione di diversi tipi di miele, monofloreale pregiato, che viene raccolto e lavorato, senza alcuna aggiunta o modifica al prodotto offerto dalla natura e dal grande lavoro delle api. L'ambiente ancora incontaminato del Parco del Vesuvio, l'accurata selezione degli sciami e l'assoluta genuinità della lavorazione rendono i prodotti dell'apicoltura Vesuvio adatti ad ogni uso, sia esso terapeutico che gastronomico. L'apicoltura Vesuvio si trova ad Ercolano, in Traversa Belsito 14. www.apicolturavesuvio.it. La Riviera di Partenope. Cucina tradizionale napoletana e favolosi piatti gourmet. Siamo a Napoli, in via Riviera di Chia 214. Telefono 081-1933-8714. Buonasera. Eccoci amici qua. Telespettatori, ben ritrovati a questo sesto nuovo appuntamento con Punti di Vista, trasmissione realizzata in collaborazione con Ager Production e la testata giornalistica Napoli News Magazine Panorami. Come ogni edizione che si rispetti, anche questa volta è arrivato il momento di affrontare l'argomento della ricerca, ovvero di parlare di quelle che sono le novità in ambito medico, ma parleremo anche di bene comune e conosceremo GESCO, il Consorzio Cooperative Sociali. Lo faremo questa sera in compagnia dei nostri ospiti, che ringrazio per aver accettato il nostro invito, nel ruolo di dottor Sergio D'Angelo, presidente della GESCO. Buonasera presidente. Buonasera. E il dottor Giacomo Smarrazzo, direttore generale GESCO. Buonasera. La dottoressa Margherita Luongo, presidente della Fondazione Maria Guarino Amur ETS. Buonasera. E la dottoressa Virginia Crovella, consigliere di amministrazione Comunia. Buonasera.
Buonasera a voi da casa di nuovo. Vi ricordo che come sempre potete partecipare alla diretta utilizzando il numero in sovraimpressione 081 287 955 o tramite la diretta Facebook Twitch che troverete sul mio profilo, sul profilo di Sergio Angrisano 2, dove potrete come sempre commentare, lasciare i vostri dubbi, le vostre domande, le vostre richieste. La parola passa a Sergio. Grazie, e una buona Sara. Serata a tutti. Grazie Sara, sempre brava, puntuale e molto molto precisa in tutte le cose. Noi sapete bene che è una trasmissione di servizio la nostra, evitiamo di fare i saluti, ma stasera consentitemi di fare due saluti, lo devo fare a due persone a cui tengo moltissimo. Uno è Luigi, che è un artigiano straordinario, e un altro artigiano Emidio, uno per quanto riguarda il legno eccetera, Emidio per il vetro, fa delle lavorazioni veramente straordinarie, vengono dal nord Italia, pensate a servirsi da lui. Grazie a Luigi e grazie anche a Emidio, che saluto, così come saluto Sergio D'Angelo. Stasera noi partiremo da lei, però voglio salutare anche il dottor Giacomo Smarrazzo, la dottoressa Margherita Luongo, nostra già stata ospite da noi, e la nostra nuova new entry, la dottoressa Virginia Crovella. Benissimo, Sergio, ammazza secca, che cos'è GESCO? Facciamo capire anche a chi ci segue da casa che cos'è questo consorzio importantissimo. Beh, GESCO è un gruppo di imprese sociali, circa 40 imprese sociali, cooperative sociali, si occupa di welfare, di bambini, quindi di anziani, di disabilità, di immigrazione. E ambiente? Ambiente, ristorazione, tempo libero, cultura, organizzazione di eventi, mobilità sostenibile, e davvero insomma con il rischio di dimenticare qualcosa. Un gruppo che dà lavoro ad oltre 3.500 dipendenti, prevalentemente operatori e operatrici sociali, ma tra questi vi sono alcune centinaia di dipendenti e soci appartenenti alle cosiddette categorie svantaggiate, vale a dire persone che hanno dovuto in qualche modo interrompere il proprio percorso formativo, che vengono da percorsi di riabilitazione, recupero dal circuito delle tossicodipendenze, piuttosto. Quindi vengono reintrodotti? Vengono inseriti in un difficile mercato del lavoro, che è complicato persino per un plurilaureato, e quindi vi potete immaginare quanto sia complicato per un immigrato piuttosto che per un tossicodipendente, un disabile, un sofferente psichiatrico. Quindi questo per noi è un punto di forza particolarmente caratterizzante, perché appunto non vi sono molte imprese disponibili a sostenere percorsi di integrazione lavorativa che oggettivamente insomma comportano uno svantaggio iniziale, però riteniamo al tempo stesso che il lavoro sia la più potente delle politiche sociali, e a maggior ragione lo sia proprio per queste categorie svantaggiate. Perfetto, poi ci ritorniamo. E numeri impressionanti e anche attività a 360 gradi, dottore Smarrazzo. 3.500 persone, una gestione complessa, presumo, ma anche molto articolata. Sì, tra l'altro è chiaro che insomma è una gestione che una responsabilità che enorme, insomma, una responsabilità sicuramente importante, anche se comunque, come dire, è una responsabilità che è un piacere da gestire, anche perché non è una responsabilità tutta quanta individuale, è una responsabilità condivisa. GESCO ha 30 anni di storia e di esperienza, appunto fa conto del lavoro di tante operatrici, tanti operatori e soprattutto di tante imprese cooperative che lavorano sul territorio, sono ben radicate. Ed è anche un gruppo di persone molto affiatate che tra di loro hanno provato a costruire un modello organizzativo di non soltanto gestione della risorsa, delle risorse umane, che è la risorsa per noi più importante, il nostro fattore più rilevante, attraverso il quale noi poi sviluppiamo iniziative a favore e insieme alle persone che sono appunto destinatarie dei servizi. Noi lavoriamo prevalentemente nell'ambito della funzione pubblica dei servizi, l'ambito socio-sanitario, anche se da un po' di tempo, lo diceva prima il Presidente, abbiamo cominciato ad approcciare un tema più ampio, che è quello del benessere collettivo,
a ritornare a sviluppare insieme alle persone e agli attori sociali e agli attori produttivi nuove forme di sviluppo e di costruzione di relazioni non soltanto economiche che possano tornare utili e possano contribuire a crescere complessivamente come comunità nel suo complesso, ma anche come importante modello di ausilio per le persone nell'ambito della fragilità ad uscire dalla situazione di disagio e a crescere ed emanciparsi. Un approccio sociale importantissimo. Un approccio rivolto molto all'autonomia, all'emancipazione e a mettere in campo percorsi di fuoriuscita dall'emarginazione. Perfetto. Ed è una cosa che per farla noi abbiamo bisogno di costruire una rete importante, insomma, e Gisco lo è. Sì, intanto già ci chiedono come fare. Infatti, io l'avevo interrotto un attimo perché stanno cominciando ad arrivare un sacco di domande da casa, che poi ve ne gireremo qualcuna. Ok, Margherita Luongo, adesso tocca a lei. La dottoressa Luongo non credo abbia bisogno di particolari presentazioni perché è stata nostra ospite in più di un'occasione, però questa sera è qui perché ci deve dare un po' di buone notizie, perché quando si parla di patologie importanti, e stiamo parlando appunto di cancro, abbiamo cambiato un attimo tema, e c'è sempre quell'angoscia, quella paura, perché quando c'è un malato di cancro in casa è ammalata tutta la famiglia. La dottoressa Luongo, senza grossi entusiasmi, grande verità, grande serietà professionale, grande ricerca, però non voglio anticipare nulla, voglio dare a lei la possibilità di dire: stiamo parlando di ricerca sul pancreas, che è una delle patologie oncologiche che veramente lascia pochissimo scampo fino a qualche tempo fa. Prego, dottoressa. Grazie, buonasera. Io sono presidente della Fondazione Maria Guarino Amor, che è una fondazione che si avvale di medici volontari. Siamo presenti su quasi tutto il territorio nazionale, che trattano gratuitamente pazienti oncologici affetti quindi da tumori con ossigeno ozono, cannabis e terapie integrate, adiuvanti a chemio, radio e immunoterapie. Questo è stato possibile grazie alla ricerca con il professor Massimo Nabissi, che saluto e ringrazio, dell'Università di Camerino, con il quale noi abbiamo ad oggi due progetti di ricerca, uno sull'adenocarcinoma del pancreas, ossigeno ozono, cannabis e terapie integrate, e l'altro che è iniziato da pochissimo sul glioblastoma multiforme, sempre con ossigeno ozono, cannabis e terapie integrate. La fase 1, quindi abbiamo iniziato la fase 1 terminata sul pancreas, sulle cellule, dove ad oggi abbiamo dimostrato, grazie ai dati con Camerino, con professor Nabissi, come l'ausilio di ossigeno ozono e cannabis terapeutica aumenta molto la chemiosensibilità. Aumentando la chemiosensibilità, un domani si potrebbe anche pensare di ridurre i dosaggi e quindi dei chemioterapici e quindi le tossicità che questi provocano, perché purtroppo oggi il limite è proprio la chemiotossicità, che purtroppo è un effetto collaterale importante anche sugli altri organi. E tutto questo è grazie alle donazioni, al 5 per 1000 e ai nostri soci sostenitori, che hanno reso possibile il finanziamento di questa ricerca, dato che ad oggi noi non abbiamo ausilio da parte delle istituzioni. Quindi grazie ai nostri soci, al 5 per 1000, oggi noi stiamo dando una speranza e una possibilità a chi non ce l'ha. E ricollegandomi proprio al mio precedente relatore, anche la Fondazione Amor, nel suo piccolo, noi abbiamo 5 anni di vita, ha dato la possibilità a una delle nostre guerriere, Maria, che saluto, che oggi è il mio braccio destro, che era una paziente affetta da leucemia. Non solo Maria, a gennaio scorso è uscita dalla malattia oncologica, quindi siamo arrivati a 5 anni di negatività, ma ad oggi è anche la prima dipendente della Fondazione Amor. Grazie alla Fondazione ha un posto a tempo indeterminato.
Quindi noi speriamo, se un giorno diventiamo granti da un punto di vista economico, di dare anche posti di lavoro ai nostri guerrieri, che molti dei quali l'hanno perso proprio a causa di questa malattia. Quindi un importante risvolto anche sociale, oltre che scientifico. Assolutamente sì, anche perché oggi finalmente si è capito che il cancro è una malattia multifattoriale, e quindi solo se noi utilizziamo tutte le armi e quindi la trattiamo in maniera multidisciplinare possiamo avere dei risultati come stiamo avendo nei nostri guerrieri. Quindi noi oggi affianchiamo alla chemio, alla radio, alla chirurgia, anche ossigeno ozono, le terapie integrate, la cannabis terapeutica, l'alimentazione, il percorso psicoterapeutico, perché come diceva lei prima, questa è una malattia che non è solo di chi ce l'ha, del paziente, ma abbraccia anche tutta la famiglia, e quindi è molto importante anche il sostegno psicologico del paziente individuale, ma anche della famiglia che lo circonda. E giù in Amor queste cose noi le abbiamo vissute. Poi parleremo anche delle telecamere di Napoli News, che sono state all'Unicam con lei quando abbiamo fatto la prima fase di sperimentazione. E abbiamo raccontato anche spesso di esperienze proprio dirette qui in trasmissione nelle precedenti edizioni. Bravissima Sara, come vedete com'è precisa e puntuale. Io adoro questa ragazza. Dottoressa Crovella, le tocca. Partiamo da questo. Comunia. Che cos'è? La rete Comunia è una rete di reti, è una fondazione di partecipazione nazionale, è neonata perché si è costituita veramente pochissime settimane fa, ma ha alle spalle un lunghissimo lavoro, ha un lunghissimo lavoro di preparazione, perché Comunia nasce come fondazione di partecipazione poche settimane fa, ma grazie al lavoro che il comitato promotore ha realizzato per ben 2 anni, quindi in piena fase pandemica, tra l'altro, per cui ha alle spalle un periodo di formazione che ha portato alla nascita di Comunia abbastanza consolidato, ma ha alle spalle un lavoro consolidato che è il lavoro delle 122 organizzazioni che fanno parte da nord a sud, dalla Sicilia al Friuli, di questa rete, che è a tutti gli effetti un ente del terzo settore, come sono le fondazioni di partecipazione, e che è, diciamo, informalmente chiamata la rete dei beni comuni. I beni comuni sono un tema trasversale, di cui ormai finalmente si parla tanto anche nei nostri territori, anche nei territori del sud, anche nella nostra Campania, e sono tutto ciò che ci riguarda. Bene comune è l'acqua, bene comune è l'aria che respiriamo, ma bene comune sono anche gli immobili che riusciamo a sottrarre all'abbandono, di cui le nostre terre sono piene e di cui riusciamo a riappropriarci attraverso un meccanismo di gestione condivisa con le amministrazioni che spesso non riescono, non ce la fanno. Beni comuni sono anche le politiche che riusciamo a mettere in atto collaborando con le istituzioni su tante tematiche, che sono alcune delle tematiche già le abbiamo accennate prima: la mobilità sostenibile, l'ambiente, il tema del lavoro, della salute pubblica. All'interno di Comunia quindi ci sono 122 realtà che sono completamente trasversali, e non solo per la provenienza geografica ma anche per la costituzione stessa. Esistono dentro Comunia, coesistono organizzazioni di volontariato piccoline, grandi fondazioni, società benefit, fondazioni di comunità, associazioni di promozione sociale, cooperative, imprese sociali, associazioni culturali, quindi una rete che riesce a rappresentare il terzo settore nella sua forma più completa. Il consiglio di amministrazione di questa rete è presieduto da Gianni Dotti e la vicepresidente Irene Buttà. Io, come dicevate prima, sono una consigliera di amministrazione in quanto faccio parte di un'organizzazione che ha aderito a Comunia, che è un'associazione di volontariato di Caserta, il centro sociale ex canapificio, e quindi all'interno di questa rete riescono a coesistere tante anime. Importante su Caserta, perché io vi spio, però ce la conserviamo per dopo. Vado avanti. Perfetto. E quindi dicevo, riescono a coesistere tante anime. L'organizzazione di cui faccio parte, diciamo, ha un'anima molto movimentista, la mobilitazione è uno dei nostri strumenti principali, però all'interno di questa rete riescono a coesistere appunto tantissime realtà, e l'obiettivo è esattamente quello di incidere all'interno del tema del bene comune e dell'amministrazione condivisa, che oggi riesce ad
entrare nei nostri territori attraverso regolamenti che trattano la tematica della gestione condivisa e dell'amministrazione condivisa per quanto riguarda il patrimonio, ma anche per quanto riguarda i servizi. E questa rete che ha recentemente iniziato a stipulare dei protocolli importanti a livello nazionale, come quello con IFEL e con ANCI, si avvia verso un futuro nel quale ci auguriamo di riuscire ad incidere in maniera positiva, con l'obiettivo di portare i cittadini quanto più vicini possibile a quelle che sono le decisioni che poi ci riguardano, e quindi in un contesto complessivo che vede un distacco sempre più, ai noi, netto tra chi amministra e chi vive in qualche modo le decisioni, o in alcuni casi subisce le decisioni che vengono prese da chi amministra. Ecco che organizzazioni come queste cercano di ricomporre questa frattura e cercano di riportare la partecipazione ad un livello che, diciamo, possiamo giudicare come necessario in un'organizzazione, in un paese democratico come il nostro. Perfetto. Leggiamo una prima domanda, sì, da casa. Le prime domande vertevano appunto sulla GESCO, perché molti non erano a conoscenza, vorrebbero sapere come mettersi in contatto con voi. Sono soprattutto anche genitori che ci stanno scrivendo per i propri figli e ci chiedono anche delle curiosità, ovvero se ci sono più donne, più uomini, qual è la fascia d'età che maggiormente si rivolge a voi. Vedete che siamo una bella trasmissione del servizio, perché la gente ci segue veramente. Sì, sono molto, sì, ma soprattutto genitori, questo sto notando. Sono arrivate veramente, sì, quelle che vedete lateralmente che stanno scorrendo, sono tutte domande che arrivano da casa. Dunque, ci si può mettere in contatto telefonicamente con il numero 081 787 2037, e ci si può mettere in contatto via posta elettronica con l'indirizzo di posta elettronica gescosociale@gescosociale.it. Ecco, sì. Allora ripetiamolo: gescosociale@gescosociale.it. Tra l'altro abbiamo un sito che è www.gescosociale.it, dove troverete tutte le informazioni. Esatto, poi per il resto anche i contatti dal sito, no? Siamo un'organizzazione prevalentemente di genere femminile. Ok. E l'età media, poiché diciamo abbiamo compiuto da poco 30 anni come gruppo, e le prime cooperative del gruppo invece sono state costituite alla fine degli anni 70, insomma ci sono giovani e giovanissimi, ma ci sono anche ultra cinquantenni, insomma ultra sessantenni. Stiamo accompagnando anche, certo, parte, sì, di questa generazione alla pensione. E come vedete l'aspetto sociale, ma anche di informazione che noi riusciamo a fare, perché tanta gente veramente non conosceva GESCO, come non conosceva, sì, Comunia, che è una bellissima organizzazione che fa tantissime cose. Ma anche stesse organizzazioni, magari avendo conoscenza anche di voi, avete Comunia, anche rapporti con Comunia? Noi aderiamo a Comunia. Ah, noi benissimo, siamo dentro Comunia, vedete, sì, siamo scopriamo in diretta uno dei nodi della rete. Ottimo, ottimo, ottimo. Sta per arrivare il primo stop, il primo ed unico stop pubblicitario. C'è tempo per un'altra domandina? Sì, vabbè, ci sono anche molte domande per la professoressa Luongo, per la dottoressa Luongo. Ci chiedono, a proposito della storia di Maria, se c'è qualche altra storia. Vabbè, sono molto interessati, come sempre, e molto curiosa, sono molto curiosi i nostri telespettatori riguardo alle storie di Amor Onlus, perché abbiamo ETS adesso, giusto? Sì, perché siamo diventati, sì, un ente del terzo settore, quindi l'acronimo ETS sta appunto per questo. Sì, e appunto ci domandano se c'è un'altra esperienza da raccontarci, poi sono tante domande, magari dopo le raccolgo, le citeremo. Cioè, ce n'è una brevissima, sì, una minuto breve e mezzo, magari prima della pubblicità. Esatto. Il caso più eclatante, sì, circa 20 giorni fa, è la nostra guerriera Annalisa, che aveva 36 anni quando fu affetta da glioblastoma. Annalisa Camilli? Sì, glioblastoma multiforme quarto stadio, che è uno dei tumori più aggressivi con maggior tasso di mortalità, 24 mesi di sopravvivenza nel 97% dei casi, e le fu diagnosticato agosto 2016, dove le diedero 7 mesi di prognosi. Dopo l'intervento lei fece il primo ciclo di chemio con radioterapia annessa come da protocollo. Dopo il primo ciclo di chemio, per effetti collaterali, di sua spontanea volontà lei decise di non voler più continuare la chemioterapia e si affacciò a noi, arrivando appunto da Firenze, venne a Napoli da me e iniziamo questo percorso con ossigeno, ozono, cannabis e terapie integrate. E dato che all'epoca non c'era il medico a Firenze, lei poverina dovette spostarsi su Bologna, che era il centro dell'Amor più vicino a lei.
20 giorni fa siamo arrivati a 5 anni di assenza di malattia, quindi oggi possiamo dire anche ad alta voce che Annalisa è il primo caso al mondo guarito con ossigeno zono, cannabis, terapie integrate, in seguito ovviamente chirurgia e radioterapia. Scientificamente riconosciuto? Scientificamente riconosciuto, sì, nel senso che abbiamo risonanze, abbiamo le PET, abbiamo tutti quanti i controlli e l'ultima risonanza di 5 anni risale appunto a marzo 2022. Perfetto. Avevamo bisogno di un po' di positività. Un po' di pubblicità, torniamo tra pochissimo. Cuore di Sfogliatella. Siamo a Corso Novara 1E1F, Piazza Garibaldi 93-94, Via Toledo 271 e all'interno della Food Hall nella stazione centrale di Napoli. Cuore di Sfogliatella @gmail.com. Dottor Maurizio Gargano, medico chirurgo odontoiatra. Via Luigi Caldieri 54 Napoli. 081 560 2208. Numero Albo Odontoiatri 1488. Eurograph. La nostra storia inizia nel 1992. Oggi siamo un'azienda all'avanguardia nel settore della grafica e della stampa. Siamo cresciuti con l'esperienza, la passione e la competenza per il nostro lavoro. Ciò ci permette di curare l'immagine aziendale dei nostri clienti a 360 gradi, dalla progettazione alla stampa offset, dalla pubblicità al web marketing, cataloghi, libri, brochure, packaging personalizzati di ogni tipo, allestimenti stand, banner e stampa digitale su qualsiasi supporto e dimensione. Affidati alla nostra professionalità, perché crediamo che l'eleganza nell'immagine non è farsi notare, ma farsi ricordare. Ti aspettiamo a Napoli, in via Vecchia Poggioreale 45, o se preferisci scrivici una mail, info@eurografo.net. Sidelmed S.P.A. Verifiche di attrezzature di lavoro, impianti elettrici di messa a terra, ascensori e certificazione di sistema. www.sidelmed.it. Apicoltura Vesuvio. L'apicoltura Vesuvio, nata nel 1984, è ad oggi una realtà consolidata e ben nota in tutto il territorio vesuviano, grazie alla qualità e alla genuinità dei suoi prodotti. Le sue arnie, posizionate alle pendici del Vesuvio, permettono la produzione di diversi tipi di miele, monofloreale pregiato che viene raccolto e lavorato, senza alcuna aggiunta o modifica al prodotto offerto dalla natura e dal grande lavoro delle api. L'ambiente ancora incontaminato del Parco del Vesuvio, l'accurata selezione degli sciami e l'assoluta genuinità della lavorazione rendono i prodotti dell'apicoltura Vesuvio adatti ad ogni uso, sia esso terapeutico che gastronomico. L'apicoltura Vesuvio si trova ad Ercolano, in Traversa Belsito 14. www.apicolturavesuvio.it. La Riviera di Partenope. Cucina tradizionale napoletana e favolosi piatti gourmet. Siamo a Napoli, in via Riviera di Chia 214. Telefono 081 1933 8714. Rieccoci in studio in diretta, bentornati a tutti quanti. Bentornati. Voi. Allora,
C'è una domanda per il dottor D'Angelo, se la vogliamo leggere, la domanda da casa. Sì, stanno arrivando, pensavo che sia anche la domanda tua da casa. No, perché nel corso... Allora, partiamo dalle domande da casa. Noi ci fermiamo per la pubblicità, però da casa arrivano, continuano ad arrivare le domande e siamo quasi allora, hanno chiesto, sì, infatti, hanno chiesto anche perché ovviamente abbiamo affrontato 2 anni di Covid, di pandemia, ovviamente è una domanda che capita un po' in tutte le puntate, in tutti gli argomenti. Quindi ci chiedono come ha influito il Covid all'interno della vostra, del vostro consorzio e poi domani che passerà anche, anche nella gestione, presumo. Nella gestione, certo. Beh, come dire, insomma, contrariamente a quanto si possa pensare, non ci ha arrestato il Covid, perché al contrario ci ha mobilitato e impegnato ancora di più, perché come ricorderete ai tempi 2 anni fa del primo lockdown stentavano ad arrivare i primi aiuti dallo Stato. E quindi noi, come per fortuna tante altre reti civiche, organizzazioni di terzo settore, associazioni di volontariato, ci siamo impegnati e mobilitati fornendo i primi aiuti alle famiglie, soprattutto agli anziani, ai disabili, che avevano difficoltà anche a recarsi in farmacia, insomma anche a recarsi al vicino supermercato. E quindi abbiamo lanciato in quell'occasione una prima campagna di aiuti alle famiglie che abbiamo intitolato Adozione, Adotta una famiglia, e successivamente a seguire abbiamo promosso un'altra campagna di recupero degli spazi verdi, delle aree verdi che erano già incolte prima del lockdown, a dir la verità, e che però sono state degradate ulteriormente dalla pandemia. Ecco, non che non ci abbia lambito la pandemia, il Covid ci ha interessate come, perché ha prodotto il fermo di molti servizi, ha prodotto anche danni e risentimenti economici, insomma, però per fortuna questo non ha comportato un solo licenziamento, abbiamo resistito con grandi difficoltà, con sforzi economici. Poi noi ci consideriamo non tanto un'azienda, un'impresa, ma una grande comunità, e quindi è scattata una naturale solidarietà interna al gruppo, e quindi le attività più in difficoltà sono state sostenute e soccorse da quelle che hanno vissuto meno difficoltà. Una vera e propria terapia d'urto. Perfetto. Dottoressa Marrazzi, io le voglio rompere un po' le scatole, perché sono andato un pochino a mettere il naso nei vostri affari. Allora, GESCO lo scorso aprile 2021, faccio riferimento, ha presentato una denuncia insieme anche a Legambiente sulla questione dei parcheggi, perché erano penalizzati i cittadini più fragili. Stato dell'arte. Sì, in realtà è successa una cosa un po' strana, nel senso la spieghi bene questa cosa, perché abbiamo avuto delle richieste. Abbiamo, come dire, apprezzato un impegno da parte dell'amministrazione comunale, che è stata quella di prevedere il parcheggio gratuito nelle strisce blu per importanti categorie sociali. I disabili sono una di queste, ma tutti i proprietari di auto elettriche ed ibride, appunto a sostenere poi un incremento e lo sviluppo di questo tipo di mobilità nell'ottica del miglioramento delle condizioni di mobilità da un lato, ma anche di abbassamento dei tassi di inquinamento in città. Questa cosa poi nel frattempo è scaduta nel primo anno del 2020. Nel 2021 l'amministrazione comunale ha stentato a rinnovare questa importante misura, lasciando tra l'altro prefigurare l'ipotesi che addirittura non venisse più prorogata, penalizzando in maniera sostanziale la mobilità delle persone che già oggi fanno fatica a muoversi, le persone con disabilità, e provando, come dire, a bloccare una cosa che non è più arginabile, cioè lo sviluppo della mobilità alternativa, soprattutto con auto elettriche. Tra l'altro, questo lo dico per inciso, noi siamo interessati anche a questa cosa, perché da un po' di tempo, con un'azione, un intervento molto coraggioso a mio avviso, perché insomma GESCO sta realizzando il primo e unico servizio di car sharing totalmente con auto elettriche a Napoli. Ed è una cosa importante, anche perché Napoli sta andando fuori dai grossi player di servizi di mobilità alternativa. Si sta fermi su questa cosa, come funziona, se ha dei costi, quali sono i costi, a chi rivolgersi per...
Questa è una delle nostre iniziative di attività, come dire, che fa parte della nostra strategia di diversificazione delle nostre, proprio perché attiene a un tema molto importante, la mobilità, sì, e la tutela dell'ambiente. Noi abbiamo un servizio di car sharing che funziona come tutti i servizi di car sharing nelle più grandi città europee, gestito da un'app. Praticamente il cittadino può tranquillamente iscriversi e registrarsi su un'app che è quella al sito di www.amicarnapoli.it, e da quell'app cerca l'auto nel posto più vicino, la prenota e ha 20 minuti di tempo per raggiungerla, dall'app la apre, entra in macchina e la usa. Quando finisce di usarla, dall'app chiude il servizio e avviene automaticamente il pagamento attraverso un sistema di prelievo dalla carta di credito piuttosto della carta di debito che il cittadino ha precedentemente inserito nel sistema. Il servizio ha una tariffa base di 0,30 euro a minuto. Senza, diciamo, 0,30 centesimi al minuto, senza diciamo quello che noi chiamiamo scatto alla risposta, cioè non c'è nessun tipo di prelievo ulteriore, quindi si paga solo quello che si usa. E tra l'altro da un po' di tempo noi stiamo facendo tutta una serie di promozioni particolari, tra cui per esempio una tariffa flat, cioè l'utilizzo per l'intera giornata che costa oggi 45 euro, ci sono promozioni particolari per il weekend, per più giornate. Come tutte autonomia queste auto possono... Le auto che abbiamo, noi abbiamo oggi due tipi di auto, le Peugeot 208 electric e la Renault Zoe, anch'essa tutta quanta elettrica. Sono auto che oggi raggiungono un'autonomia di circa 300 km, quindi per l'uso cittadino sono più che sufficienti dal punto di vista. Noi tra l'altro utilizziamo un servizio che è free floating, cioè la possibilità di trovarle in strada, non necessariamente, sì, riportarlo ad una stazione di carica, perché poi abbiamo un servizio di logistica con i nostri operatori che controllano il livello di batteria, e quando la macchina è scarica la prendiamo, sì, e la portiamo al nostro... Ci chiedono gentilmente di ripetere solo il sito per vedere tutte le informazioni. www.amicarnapoli.it. Amicar, sì. Amicar tra l'altro è un servizio di sharing, ma noi anche abbiamo anche un servizio che si chiama Amicar Care, cioè di accompagnamento per persone con limitata mobilità di spostamento, cioè quindi persone con disabilità, che sono in carrozzina, ma non soltanto disabili, anche persone temporaneamente impossibilitate a muoversi. Certo. Abbiamo degli automezzi attrezzati per l'accompagnamento, e anche questo attraverso il sito amicarnapoli.it possiamo provvedere alla prenotazione e anche all'effettuazione dell'accompagnamento in tutte le parti, certo, della città dove viene richiesto fondamentalmente. Perfetto, no, sono tutte informazioni molto importanti. Ha squillato il mio telefono, io lo voglio dire, e io raccomando a tutti i miei ospiti il telefono, e poi squilla sempre, cioè, il mio. Predica bene, ma... Perché squilli solo il suo. Allora, prima di dare la parola a Sara, sì, io voglio fare una precisazione con la dottoressa Luongo, una precisazione informativa. Lei è partita con la ricerca sul pancreas 2 anni fa, se la memoria non mi inganna. 2018, quindi 4 anni fa. E oggi siete ai topi. Ci vuole brevemente proprio, poi c'è una domanda da Sara, spiegare questo percorso, ma proprio telegraficamente. Telegraficamente. Come inizia e come si arriva ai topi? La ricerca inizia prima in vitro, quindi si trattano cellule umane con varie sostanze a seconda del progetto che si stila, e una volta che termina questa fase di sperimentazione si inviano i dati presso una rivista scientifica. Qualora i dati vengano approvati e venga pubblicato, si passa alla fase 2 in cavia, quindi sui topi, e la fase 3 poi, una volta finito la fase 2, sull'uomo, e quindi insomma attraverso... Che lasso di tempo ci vuole per arrivare all'uomo? 6-8 anni?
Più che lasso di tempo ci vogliono molti fondi, perché ad oggi noi abbiamo tra la fase preclinica, quindi sulle cellule, e la fase 2 in cavia che è terminata, l'Università di Camerino appunto stanno stilando i dati da poi inviare a una rivista scientifica. La fase 1, ricordo, è stata pubblicata su Cancer, che è una delle riviste più importanti internazionali in ambito oncologico. Il problema della fase sull'uomo sono i costi. Noi ad oggi abbiamo finanziato circa 90.000 euro, ma la fase sull'uomo si parla da milione e mezzo di euro, quindi non ad oggi la nostra portata. Vedremo se con i dati che abbiamo dimostrato del miglioramento sulla chemiosensibilità, se qualche casa farmaceutica è interessata ad andare avanti su questo progetto. Infatti, proprio a proposito di questo, prima di riportare anche altre domande da casa appunto per la dottoressa Luongo, volevo ricordare che per poter donare al 5 per 1000 alla Fondazione Maria Guarino ETS, il codice fiscale è il 93101340615. Ripeto, 93101340615. Quindi, anche a fronte di ciò che ha detto la dottoressa, direi che potremmo fare, ognuno può fare qualcosa per questo. E per quanto riguarda invece le domande che continuano ad arrivarci da casa, ci chiedono anche se esiste una dieta della longevità, cioè se c'è anche una compatibilità a livello alimentare con le terapie che vengono in atto, se li seguite anche a livello alimentare, sì, i vostri pazienti. Assolutamente sì, in quanto ci sono dei biologi nutrizionisti che si interessano, stanno studiando e sono proprio esperti di quali alimenti possono potenziare determinate terapie integrate e ridurre effetti collaterali di determinati farmaci. Ricordiamo che l'alimentazione è un campo vastissimo. Il professor Perrino, un luminare dell'Humanitas di Milano, è stato uno dei primi a fare appunto gli studi in ambito oncologico su quello che è il ruolo dell'alimentazione. Quindi sì, ci sono degli esperti a cui i nostri pazienti si rivolgono, che gli stilano delle diete personalizzate in base alle terapie integrate che loro fanno, alle chemio, le radio, le immunoterapie, e quindi anche in base ovviamente alla loro patologia. Vengono proprio seguiti. Un attimo solo, voleva intervenire un attimo il dottore D'Angio. No, è che abbiamo detto tante cose e non posso non dire, dare un appuntamento a chi ci ascolta. È il 3 di giugno all'Arenile di Bagnoli. Organizziamo il primo grande concerto per la pace in Ucraina e nel mondo. Hanno aderito più di 40 artisti, musicisti e attori napoletani, da Eugenio Bennato a Gianfranco Gallo, ma anche Andrea Sannino, Valentina Stella. Davvero è complicato elencarli tutti, insomma, artisti assolutamente di grandissimo pregio. All'Arenile di Bagnoli, il prezzo del biglietto è di appena 5 euro perché vogliamo favorire il massimo di partecipazione. Raccoglieremo fondi per sostenere i profughi provenienti dalla Russia e dall'Ucraina. Perfetto. Dove è possibile acquistare i biglietti? È possibile acquistarli presso il Poggio, in via Nuova Poggio Reale al numero 160, al nostro ristorante. È possibile acquistarli sul portale di Siturista a Napoli. È possibile acquistarli direttamente all'Arenile di Bagnoli. Però la voglio provocare. È possibile creare un evento del genere per sostenere la Fondazione Amorongus? Ma certo che è possibile, perché gli investimenti, seppure importanti, richiesti dalla Fondazione, mi sembrano davvero soldi benedetti. E quindi possiamo ritrovarci nuovamente, discuterne e volentieri proviamo a dargli una mano. Sì. Posso fare un ringraziamento appunto su questi eventi alla madre di un nostro guerriero? Ah, sì, sì. Saluto sì. E ringrazio Giovanna Maffioli, la madre di un nostro guerriero, sempre tra noi, Matteo Cipolletti, al quale noi abbiamo dedicato un dottorato di ricerca che abbiamo cofinanziato con la Regione Marche e con l'Università di Camerino, per una biologa che collabora con il professor Nabissi, e Giovanna che ci sostiene sempre con tutto il paese, di Matteo Agnadello in provincia di Milano. Hanno organizzato una serata il 18 giugno dove noi andremo. Un evento calcistico in quanto Matteo era appunto un giocatore anche di calcio,
e tutto il ricavato andrà alla fondazione e alla ricerca. Questo tra l'altro, Matteo, è stato con noi proprio alla prima edizione. È stato qui il nostro ospite nella prima edizione, brava Sara. Però io mi associo ai ringraziamenti, perché la scorsa estate fecero la stessa cosa con una presentazione di un libro meraviglioso, sì, molto bello. Quindi ringrazio, mi associo ai ringraziamenti alla famiglia di Matteo Giroletti. E tu stavi continuando con la domanda da casa, se non ricordo male. Sì, in realtà ci chiedono per quanto riguarda i progetti di cui parlavamo della Comunia, con la dottoressa Virginia Crovella, sì. Perché prima abbiamo affrontato, lei stava iniziando a parlare appunto dei progetti, siamo rimasti con Crovella, però progetti. Ci dica anche quella questione di Caserta, molto bella e interessante, sì, sì, dai. Sì. Tutto d'un fiato. Allora, penso che lei si riferisca alla questione del Macrico, che è un tema che, insomma, per chi è casertano, insomma, è notissimo, ma in realtà credo che se ne stia parlando anche oltre i confini della provincia di Caserta, e sono certa che nei prossimi mesi e anni se ne parlerà anche oltre i confini dell'Italia, perché che cosa sta succedendo? Caserta, che come tutti sappiamo, credo, insomma, è un capoluogo di provincia con delle grosse difficoltà dal punto di vista ambientale, legate agli scempi che si sono succeduti negli ultimi decenni, e quindi è una terra che ha sete e fame di riscatto dal punto di vista ambientale, ma anche dal punto di vista dell'occupazione, delle possibilità di lavoro per i giovani. Questa città ha al centro della stessa un enorme bosco che si chiama Macrico, che è un acronimo, sta per magazzino centrale ricambi mezzi corazzati. Sarebbero i carri armati, perché questo spazio, che è di proprietà della Chiesa, più precisamente dell'Istituto Diocesano Sostentamento Clero, è un immenso parco di 33 ettari, quindi immaginiamo 33 campi di calcio, i campi di calcio quelli regolamentari messi uno a fianco all'altro, uno spazio immenso alle spalle del Monumento ai Caduti, per chi conosce un po' la città, quindi nel cuore della città, affaccia su tutti i quartieri popolari, affaccia su tutti i comuni limitrofi della città di Caserta, ed è uno spazio che negli ultimi 25 anni è stato tenuto chiuso e abbandonato. Per gran parte del secolo scorso è stato utilizzato dall'esercito, poi è rientrato, ecco perché l'acronimo mezzi corazzati, perché veniva utilizzato come campo di Marte, quindi luogo dove si preparavano esercitazioni militari, si preparavano anche i militari per andare in luoghi dove si faceva la guerra. Poi è rientrato nelle disponibilità della Chiesa, che per più di 20 anni l'ha tenuto, diciamo, chiuso, abbandonato. Questo parco è protetto da un ampio, una cinta di mura che va torno. Negli ultimi mesi, con il nuovo vescovo Pietro Lagnese e il nuovo presidente dell'Istituto Diocesano Don Antonello Giannotti, stiamo vivendo una fase di speranza, perché la Chiesa intende fare del Macrico il parco urbano gratuito, aperto, che manca alla città di Caserta. Caserta non ha un parco, ha la Reggia, che è bellissima, il cui parco è meraviglioso, ma è un verde monumentale, inoltre è un verde dove devi pagare per entrare. Il Macrico invece diventerà il parco a cui potremmo accedere liberamente. Il futuro di quest'area lo si sta progettando con le associazioni e i cittadini, ed ecco perché... ecco, lei prima diceva è un tema che stiamo affrontando da vicino con l'organizzazione di cui faccio parte, che è il Centro Sociale, ma anche all'interno della rete nazionale Comunia, perché il Macrico deve diventare e sta già camminando affinché diventi un bene comune in una Però, città. Una cosa, scusi se la interrompo, quanto va a cozzare con la proposta di realizzazione di un biodigestore a malapena 450 metri di distanza dalla Reggia di Caserta, questo progetto? Va a cozzare nella misura in cui... I fanghi del biodigestore sappiamo cosa comporta. Sì, inoltre, ecco, va a cozzare nella misura in cui, come dicevamo all'inizio, Caserta è una città che, come dire, ha già dato in termini di ferite ambientali e di ferite al territorio, e quindi ha bisogno di un riscatto, non ha bisogno di ripetere delle scelte che dal punto di vista ambientale dovrebbero andare in una direzione, che è quella dei piccoli impianti, che è quella degli impianti a basso impatto, che è quella degli impianti di compostaggio, e invece ancora una volta oggi si sta scegliendo
chiedendo di andare verso una direzione che non è, secondo noi, una direzione che coincide con un futuro sostenibile per il capoluogo di provincia, per Caserta. E quindi questa decisione, la decisione di realizzare un digestore, non crediamo che non sia una decisione che tiene conto di una visione organica sulla città, ma anche oltre la città, perché tanto il futuro del Magrico e tanto la realizzazione di un impianto come quello di un digestore, parliamo di situazioni che vanno ad avere un impatto. Stanno bocciando un po' tutti, esatto, quanti. Allora, noi siamo ai titoli di coda, proprio un telegramma, prossimo appuntamento di Gesco, cosa avete che bolle in pentola, se c'è qualcosa? No, io devo insistere con l'invito per il 3 di giugno, perché per noi è proprio importantissimo. Il canto alla pace mi ascolta, contro tutte le guerre. Rilanci, giorno, data, allora, ora. Ripeto, vi aspettiamo il 3 di giugno dalle 18 alle 24 all'Arenile di Bagnoli. Il prezzo d'ingresso è 5 euro, può essere acquistato il biglietto presso il Poggio in via Nuovo Poggio Reale 160, presso l'Arenile di Bagnoli, attraverso il portale di Siturista a Napoli. Occorre che veniate davvero in tanti, non solo perché avvisate anche amici, parenti, raccogliamo fondi, sorelle, ma davvero il canto alla pace per tutte, contro tutte le guerre che stanno insanguinando il nostro pianeta. Questo vi fa onore. Credo che lei si deve solo associare. Assolutamente sì, mi associo e rafforzo e rinnovo l'invito. Perché e noi ci accodiamo. È una data importante, sì, per noi, è un appuntamento veloce, importante. Veloce, c'era qualcosa per la, sì, dottoressa? Sì, no, per far condicio, io direi anche il sito della Fondazione Mario Carino Amor. Il nostro sito è www.amoronlus.com. Chiunque avesse bisogno di noi ci può contattare dal lunedì al giovedì dalle 9.30 alle 13 allo 081 526 3026. E come entrare in contatto ovviamente anche con Comuni e con tutti i progetti che ci sono in corso? Sì, c'è un sito internet che è www.retecomunia.it, ma ne sta per nascere uno nuovo, e colgo anch'io l'occasione, sempre sul tema della pace e del rifiuto a tutte le guerre, ad invitare ad un appuntamento che ci sarà a giugno, in realtà sia a Napoli che a Caserta, promosso dal Movimento dei Migranti e Rifugiati di Napoli, Caserta e Scisciano. Hanno indetto una mobilitazione che si terrà venerdì 17 giugno a Napoli e sabato 18 giugno a Caserta al mattino. Lo slogan di questa manifestazione è: vogliamo la pace perché conosciamo la guerra, e quindi è un ulteriore appello. Noi saremo presenti al concerto all'Arenile e invitiamo anche ad essere presenti a quest'altro appuntamento. È una forma diversa, quindi è un corteo, una mobilitazione che chiede lo stop delle guerre in corso e chiede un piano di accoglienza per i richiedenti asilo e rifugiati e i migranti, che non faccia distinzioni e che riesca ad accogliere tutti, come abbiamo dimostrato e dimostriamo di riuscire a fare. Perfetto, grazie. Sara, non abbiamo sforato questa settimana e siamo orgogliosi di questa piccolissima cosa. Penso quindi abbiamo affrontato ancora più argomenti ai saluti a che e anche abbiamo parlato anche di guerra alla fine, abbiamo parlato un po' di tutti, conflitti, certo, di grande attualità. Arrivano ancora domande anche da Facebook, dalla nostra pagina. Sì, noi vi ringraziamo tutti. Vi ringraziamo per averci seguito anche questa sera, vi diamo appuntamento la prossima settimana, come sempre alla stessa rete, canale 93 o su in diretta streaming, sempre alle 19.15. Io sono quello che deve chiedere scusa a tutti gli amici e le amiche, che sono veramente tantissimi, il rullo gira, poi ogni tanto si ferma. Noi cerchiamo sempre di rispondere a tutti quanti voi, non ce ne vogliate. Però non facciamo selezioni, leggiamo le domande che sono un pochino più pertinenti a quello che stiamo dicendo, alla discussione che stiamo affrontando. Cercheremo di accontentare nella prossima puntata anche gli altri, sarà un po' più frivola la prossima puntata, ci divertiremo veramente tanto. Poi lo scoprirò anche io. No, lo scoprirò alla fine. Punti di vista finisce qui questa stessa puntata. Diamo la linea al TG. Noi ci vediamo venerdì prossimo. Buona Ale. Serata. Ale. Cuore di sfogliatella. Siamo a Corso Novara 1E1F, Piazza Garibaldi 93-94, Via Toledo 271 e all'interno della Food Hall nella stazione centrale di Napoli. Cuore di sfogliatella @gmail.com.
dottor Maurizio Gargano, medico chirurgo odontoiatra, via Luigi Caldieri 54 Napoli, 081-560-2208, numero Albo Odontoiatri 1488. Eurograph, la nostra storia inizia nel 1992. Oggi siamo un'azienda all'avanguardia nel settore della grafica e della stampa. Siamo cresciuti con l'esperienza, la passione e la competenza per il nostro lavoro. Ciò ci permette di curare l'immagine aziendale dei nostri clienti a 360 gradi, dalla progettazione alla stampa offset, dalla pubblicità al web marketing, cataloghi, libri, brochure, packaging personalizzati di ogni tipo, allestimenti stand, banner e stampa digitale su qualsiasi supporto e dimensione. Affidati alla nostra professionalità, perché crediamo che l'eleganza nell'immagine non è farsi notare, ma farsi ricordare. Ti aspettiamo a Napoli, in via Vecchia Poggioreale 45, o se preferisci scrivici una mail, info@eurografo.net. Sidelmed S.P.A. Verifiche di attrezzature di lavoro, impianti elettrici di messa a terra, ascensori e certificazione di sistema. www.sidelmed.it. Apicoltura Vesuvio. L'apicoltura Vesuvio, nata nel 1984, è ad oggi una realtà consolidata e ben nota in tutto il territorio vesuviano, grazie alla qualità e alla genuinità dei suoi prodotti. Le sue arnie, posizionate alle pendici del Vesuvio, permettono la produzione di diversi tipi di miele, monofloreale pregiato che viene raccolto e lavorato, senza alcuna aggiunta o modifica al prodotto offerto dalla natura e dal grande lavoro delle api. L'ambiente ancora incontaminato del Parco del Vesuvio, l'accurata selezione degli sciami e l'assoluta genuinità della lavorazione rendono i prodotti dell'apicoltura Vesuvio adatti ad ogni uso, sia esso terapeutico che gastronomico. L'apicoltura Vesuvio si trova ad Ercolano, in Traversa Belsito 14. www.apicolturavesuvio.it.